però. Abbiamo il presidente dell'Ordine Regionale Archeologi, dottor Salvatore Agizza. Ecco, lei parlava del mare, sì. Questa grande ricchezza, questo museo nascosto sotto le onde del mare, tra Antichitera, Baia, Riace, eccetera. Quanti altri tesori potrà portare questo? Una bellissima domanda questa, perché è anche molto difficile. I tesori sommersi che noi poi abbiamo diciamo un po' abbiamo anticipato il tema con tesori sommersi, ho sintetizzato il tema e il problema appunto è legato alla casualità, cioè nel senso che dei reperti fantastici vengono fuori per puro caso, tipo il fotografo che riesce a trovare le strade di Riace, per esempio là poi c'è tutta una questione ancora poco chiara, perché alcune statue vengono tirate fuori prima dell'arrivo della soprintendenza. E ricollegandomi alla sua domanda, la ricerca è importante affinché ci siano nuove scoperte. Il mare è ricchissimo, perché se pensiamo che il mare è stato attraversato da sempre, cioè noi abbiamo delle attestazioni al di là dello stretto di Gibilterra, ma di età neolitica, quindi dallo stretto di Gibilterra passavano a nord, quindi si dirigevano a oltre nord. Le colonne d'Ercole. Sì, ma andavano oltre le colonne d'Ercole, sì. E quindi entravano in Atlantico con anche delle imbarcazioni, diciamo, improvvisate, no? Quindi erano delle una sorta di zattera. O sì, poco, tipo il re egiziano. O poco più. Quindi questo già ci fa capire che la frequentazione all'interno di un contesto appunto del mar Mediterraneo da sempre sicuramente ci riserva ancora tantissime scoperte. E per quanto riguarda l'utilizzo di tutte queste ricchezze, come si potrebbe fare per allargare il discorso nei musei? Per esempio, ecco, Baia. Baia è una città che è stata sommersa per fenomeni vulcanici, esatto, eccetera. Esatto. Quante altre cose può riservare il Golfo di Napoli? Il Golfo di Napoli ne riserva tantissime. Guardi, per esempio, io sono stato, ho avuto l'opportunità di partecipare a un rilievo, è una scoperta, nel porto di Napoli. Nel porto di Napoli già dagli anni 70 cominciarono a venire fuori proprio nel porto di Napoli, intendo quindi nella darsena, questo gruppo appunto di subacquei capitanati dall'ingegner Carova di Napoli cominciano a recuperare oggetti relativi a delle imbarcazioni. Queste imbarcazioni erano le imbarcazioni della flotta borbonica, che furono incendiate sul finire del 1700 per non cadere nelle mani dei francesi. Quindi ho avuto la fortuna di vedere una di queste imbarcazioni della flotta borbonica nere, bruciate, perché furono appunto, come dicevo, incendiate. Quindi il Golfo di Napoli riserva ancora tantissime scoperte, però la cosa importante, come per esempio per quanto riguarda i relitti di Napoli, è importante salvaguardare questi oggetti. Non è che noi li tiriamo fuori per farne soltanto bella mostra, ma la cosa importante è quella appunto di proteggere, soprattutto in un porto così difficile come Napoli, che rischia insomma, un patrimonio del genere rischia di scomparire per anche degli interessi che non hanno, diciamo, non tengono conto dell'importanza del patrimonio, in questo caso appunto di queste grandi imbarcazioni. Ovviamente poi c'è da ringraziare i tanti che nel tempo si sono mossi nell'archeologia subacquea, certo. Oltre al già citato da lei Jacques Cousteau, ma lo stesso David Attenborough, certo.
ora sta facendo un'altra con la nave Licia. Sì. E vabbè, anche se si sta muovendo sul corallo, sulla barriera corallina, esatto, eccetera, sì. A 91 anni è sceso sul battiscafo, sì, anche... a 300-350 metri sotto, cioè... Diciamo anche un'altra cosa: il mare ringiovanisce, il mare tiene giovani. Questo è un altro messaggio, da forse per persone un po' più vanesi. Ecco, un'altra cosa volevo chiederle: il tracciato storico tra la Grecia antica, sì, e la Magna Grecia, sì, potrà portare anche altre, purtroppo, naufragi certo, nell'epoca, certo, si sono succedute. Perché... Sono succedute, pensiamo anche alle tante razzie che hanno fatto già i romani, no? Quindi le opere greche che furono, diciamo, portate via dalla Grecia. Quindi sicuramente ci sono carichi che intercettano queste rotte. Quindi la cosa particolare è che noi abbiamo tanti relitti di età romana e pochi, diciamo, dell'età più antiche. Un altro elemento assai particolare è che questi relitti adesso, con le nuove tecnologie, vengono scoperte ad altissime profondità. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non esisteva solo una navigazione costiera, ma questi signori più a largo si avventuravano e facevano ore e ore di navigazione da un punto all'altro del Mediterraneo. Quindi la meraviglia della storia tracciata dai naufragi e dall'eruzione e tutto il resto. Esatto. Sì. Cioè sono le tragedie che costruiscono poi dei tesori. Ma è una cosa meravigliosa. Secondo lei, lo domandavo anche al professor, al direttore, al sovrintendente, quanto può l'archeologia dare alla occupazione, per esempio? Ma guardi, il lavoro c'è. Io faccio parte dell'Associazione Nazionale Archeologi e le dico che con tanta difficoltà, anche, diciamo, quindi non veniamo assolutamente pagati, no, all'interno dell'associazione, e portiamo avanti quindi delle istanze col Ministero e anche le altre istituzioni. L'occupazione ci può essere se innanzitutto c'è preparazione, formazione. E la fase politica pure, poi, logicamente. Fase politica, sì, ma noi abbiamo per esempio dialogato con più ministeri, più governi come associazione, e ci sono state cose importanti, al di là del colore, guardi, non ne parliamo proprio. Una questione di colore giallo, blu o rosso. Qui è un qualcosa di, diciamo, l'associazione si pone, diciamo, a politica, colloquia con l'opposizione, ma anche... La cultura non ha colore. Certo, non ha colore. Quindi io lo vedo per esempio nel mio piccolo, nella professione, tanti giovani, diciamo, collaborano, però non hanno ben compreso, poi forse anche qui è un po' responsabile la scuola, no? Non hanno ben chiaro il loro tragitto. Qual è l'emozione che si prova andando sotto il mare e trovare qualcosa? È un'emozione forte, un'emozione fortissima, un'emozione... Già il fatto di andare sotto già è un'emozione. La scoperta poi, gratifica. Gratifica e ingrandisce, aumenta questa soddisfazione e questa, sì, gratificazione, ma anche questa meraviglia, cioè questo senso, no, di... Si resta un po' spaesati davanti alla bellezza, alle tracce del passato, alla bellezza, al patrimonio, al nostro patrimonio. La ringrazio tanto e le auguro di trovare presto altre cose. Bene, grazie a lei.